Benvenuti a un nuovo appuntamento di Livorno News Magazine. Accoppiata vincente, oggi 9 giugno 2016, Marco Magherini, Fabrizio Giorgi. Avete capito bene, non stiamo parlando di una giocata sisal, ma bensì di tre artisti importanti come Alessandro Diddi, Marco Magherini e Fabrizio Giorgi, che dal 9 giugno al 19 giugno esporranno le loro opere all'interno della Sala degli Archi della Fortezza Nuova, a Livorno. Manipola Arte, Livorno News Magazine ha intervistato per voi tre artisti. Abbiamo sentito le opinioni dell'assessore alla cultura Serafino Fasulo, abbiamo parlato con l'organizzatore e curatore della mostra Alessandro Paron e per voi abbiamo realizzato questa piccola anticipazione, Terra di Mare, un progetto che continua a svilupparsi all'interno della Fortezza Nuova di Livorno. Buona visione! Oggi con noi Marco Magherini e Fabrizio Giorgi. Buonasera, benvenuti a Livorno News Magazine. Tre artisti in una location unica. Alessandro Diddi, Fabrizio Giorgi con noi e Marco Magherini. Okay. Da cosa nasce le vostre opere d'arte e perché questa collaborazione insieme? Dunque, nascono da un'amicizia innanzitutto e dalla volontà di fare un progetto dove la fotografia venga in una certa maniera manipolata o comunque lavorata da un artista come Fabrizio, e per andare oltre a quella che dovrebbe essere l'apparenza, alla ricerca di una sostanza che non sempre è evidente ad un primo sguardo, quindi andare oltre la fotografia. Che cosa rappresentano le opere di Fabrizio Giorgi? Le opere di Fabrizio Giorgi rappresentano la mercificazione. Okay. Che cosa significano, che cosa vogliono trasmettere al pubblico queste opere? Vogliono trasmettere che tutto ciò che fa parte di questa società ormai è tutto sotto controllo. Codice a base che come principio era una codifica per gli alimenti, invece oggi è diventata una codifica per tutti. E le opere di Marco Magherini? Beh, si prestano a questo gioco, nel senso che la fotografia che inizialmente viene realizzata in diverse situazioni, quindi abbiamo la prova evidente, poi messe in relazione al codice di Fabrizio trovano un ulteriore sbocco, quindi una spiegazione e una interpretazione che va oltre l'apparenza appunto. Vi ispirate a qualcuno quando disegnate o fotografate, disegnate, lavorate nei vostri studi? No, non ci esprimiamo a nessuno. Non ispirate a nessuno? Sì, no, anche se su alcune immagini è chiaro che ci possono essere dei riferimenti a certi autori, perché comunque sia quando si va a fare fotografia ormai non si inventa più niente di nuovo, per cui ci sono delle immagini che in una maniera o nell'altra possono fare dei riferimenti più o meno precisi a degli autori, però questo intervento che fa Fabrizio sulle mie immagini dovrebbe in un certo senso rappresentare una sorta di novità, infatti l'estroflessione sulla fotografia credo sia una novità pressoché assoluta. Siete amanti più dell'arte contemporanea o l'arte macchiaiola? Per dire la verità, l'arte macchiaiola è l'arte del passato, la nostra è l'arte contemporanea, okay. L'arte del presente. Per capire un attimino le tendenze. No, io la penso un po' diversamente, io penso che ogni artista appartenga all'opera, all'epoca in cui vive, per cui non ha senso parlare di un qualcosa che è passato e la sua importanza è da ritrovare nell'epoca in cui è stata espressa. Io ho una formazione classica, ma non credo di avere molto senso nell'esprimermi in maniera come insomma è già stato fatto nel tempo. Bisogna sempre cercare dei nuovi linguaggi e delle nuove esperienze, quindi oggi l'arte è intesa più come contaminazione, è intesa più come compartecipazione tra le diverse discipline, per cui questa occasione che ho avuto con Fabrizio di cimentarmi su lavori fatti a quattro mani, dove un fotografo può esprimersi con l'ausilio di altre tecniche che vanno oltre la fotografia, credo che sia un'opportunità in più rispetto alla fotografia.
fotografia tradizionale, senza togliere niente chiaramente a chi fa fotografia. Da quello che si capisce, Fabrizio Giorgi è intervenuto sulle sue fotografie, sì. se non erro. Che tipi di interventi sono stati fatti all'interno del... Estrofessione. Non l'ho inventata io, certo, come dicevo, è una tecnica. Un'altra informazione, poi vi mandiamo via. Se qualcuno vuole approfondire le vostre opere d'arte, vuole cercarvi o vuole contattarvi per mostre, dove può cercarvi, dove può trovarvi? Sui social, su Facebook. Ho capito. Prossima mostra in futuro programmata, avete qualcosa? Forse penso di sì, però non si dice. Per il momento è tutto segreto. Grazie mille, un saluto a Livorno News Magazine. A voi, grazie.